Ciao a tutti, siamo Peppe Siano e Francesco Gritta. Facciamo parte della lista civica Unito per un altro luogo da vivere, che è composta da semplici cittadini che hanno a cuore il proprio paese e per questo portano delle idee per migliorare la vita della propria cittadina. Negli anni ci siamo impegnati per la difesa del nostro territorio, siamo stati protagonisti di diverse battaglie come l'opposizione al raddoppio in sede della Ferrovia Nord, che sta causando un po' di problemi ai cittadini turbighesi. Abbiamo raccolto migliaia di firme contro il master plan di Malpensa, l'ampliamento della terza pista, e l'anno scorso abbiamo impiegato ogni nostra forza per opporci al progetto della centrale a biomassa, che ha visto una straordinaria partecipazione da parte di tutti i cittadini turbighesi, che ha portato all'esito sperato. Nonostante siamo attualmente una forza d'opposizione in consiglio comunale, non sono mancati i momenti in cui abbiamo portato invece delle proposte costruttive che miravano appunto al miglioramento della condizione di vita nel nostro comune. Una prima iniziativa, forse simbolica ma per noi comunque molto importante, è stata la rinuncia da parte dei nostri tre consiglieri comunali, ovvero Marco Cagelli, Giuliano Cipelletti e Claudio Sprafico, del gettone di presenza che viene riconosciuto ai consiglieri comunali quando appunto partecipano ai vari consigli. La loro scelta è stata quella di devolvere il loro gettone all'ufficio dei servizi sociali del comune di Turbigo, in modo tale che poi l'ufficio stesso decidesse dove impiegare queste risorse nelle situazioni che più richiedono un intervento, soprattutto in questo momento di crisi. Un'altra iniziativa che si rivolge sempre al mondo, diciamo, alla sfera della solidarietà è quella della bottiglia solidale, iniziativa a cui può partecipare ogni singolo cittadino turbighese con un gesto molto semplice. Infatti basta recarsi presso il supermercato U2 presente in via Milano qua a Turbigo e gettare le bottiglie di plastica vuote all'interno di un apposito compattatore. Questo compattatore poi darà uno scontrino che può essere utilizzato sia per avere uno sconto alle casse sulla spesa che si andrà ad effettuare nel supermercato, ma anche questo scontrino può essere lasciato in una cassetta vicino al compattatore e poi questa cassetta con tutti questi scontrini viene raccolta dalla Caritas, che poi devolve questa somma al Banco Alimentare. Quindi ancora una volta un piccolo gesto per aiutare chi veramente ha bisogno in questo momento di difficoltà. Un altro aspetto per noi molto importante è quello della biosostenibilità. In particolare ci siamo mossi per la realizzazione in Turbigo di una casa dell'acqua e di una casa del latte, iniziative da noi proposte ma che purtroppo non hanno ancora avuto un riscontro positivo in consiglio comunale. Un'iniziativa che invece abbiamo proposto e che è andata a buon fine è stata quella del mercatino a chilometri zero. Questa iniziativa ha un duplice aspetto positivo: infatti da una parte il cittadino può acquistare frutta e verdura genuine e sane, e dall'altra si va ad acquistare queste sostanze, questa frutta da quei contadini che qua in zona coltivano i loro campi secondo le regole dell'agricoltura biologica. Un'altra iniziativa che per noi è importante, che stiamo portando avanti da parecchi anni, è quella del nostro foglio informativo. Infatti per noi è importante che ogni cittadino si senta partecipe della vita politica a Turbigo, e una prima mossa è quella appunto di informare. E appunto in quest'ottica abbiamo deciso di realizzare questo foglio informativo che va a bussare alle case dei turbighesi e va a portare l'informazione con il nostro punto di vista. Vi ringraziamo per la visualizzazione, vi ricordiamo che potete seguirci su Facebook alla pagina Lo Schiaccianoci oppure iscrivendovi al nostro gruppo Uniti per un Turbigo da Vivere. Iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ciao, alla prossima. Ciao.